Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Odino ha detto altro mentre eri fuori? Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Che è successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Il ponte è vicino. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Chi può aver appeso in questo modo i banditi? Vedi qualcosa laggiù? Aspetta. Porca miseria, cos'è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. Qualsiasi cosa sia, è veloce. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Non sono stato io.
Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte su giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di questa terra. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale alleato dei giganti, quindi... Basta! Tornano in fretta dal regno dei morti, non trovate? Nista! L'altra volta quel pilastro non c'era. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Lo vedrai. Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Quanti morti? Meglio proseguire. Troppo tardi. Padre, usa le lame! Bruciali! Dietro di te! In arrivo, da dietro! Occhio a destra! Oh,
Adoro come il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! C'è del ghiaccio nel mio mezzo collo! Uccidere uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. Saliamo. Ci sono. È diventato piuttosto bravo. Un'altra scena macabra. Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Oh no, fratello! Padre! Una cuzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Il tuo scudo è andato! Continua a muovere i piedi, ok? Le corna brillano, saranno punti deboli. Fimbulwinter, Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui.
Padre, lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato, ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse, dopo. Forza, possiamo entrare da qui. Perché siamo qui, Atreus? Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Ce ne sono di più di quanti credessimo. Come fai a sapere sempre dove trovarli? Beh, la colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Le cose crollano con facilità da queste parti. Il Fimbulwinter consuma tutto, anche la pietra. Dovrei fare? Qualcosa ha ceduto sulla destra. Ci siamo! Forza! State a vedere. Questa sì che è nuova. Andiamo. Atreus, aspetta! Non sembra ci voglia aspettare. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Vanheim.
non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vita. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me, o così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta, devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io... beh... tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia. Ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare... e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno coi nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A casa. Di qua. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Il terreno sembra instabile lì. Una scorciatoia.
Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Ah, si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Mimir, cosa hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, troveremmo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Sì. Beh, se volete seguirmi. Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Dopo di voi, amici miei. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare, Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter. Dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto.
Di qua, Kratos. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi? No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello com'è entrato qui. E chi diamine è, Terrell? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Mi eri perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronto. Grazie. Come va la vita al nostro cafoncello azzurro preferito? Che cazzo hai detto? Raffinato!
Fermo! Quelle scale non ti reggono! Non distruggermi la casa, ti prego! Ehi, guarda! Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Il posto è di tuo gradimento, spero. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai? Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada. Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Bah, se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere! Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Vorrei tanto vedere il tuo regno natale. Svartalfheim sembra unico. Svartalfheim? Stupido nome a Aesir. Ti sembriamo forse elfi scuri? Oh, giusto. Voi lo chiamate in modo diverso. Nidavellir, che è anche il nome della capitale e il posto in cui si trova Durlin. Al giorno d'oggi quella città è piena di stronzi di Odino. Non sarà facile trovare un nano con un po' di amor proprio. Crudele, ma giusto. Sentito. Ci servono solo il Bifrost e la testa. No, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No. Questo serve a farti stare fermo mentre puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è piacevole! Insegnate, presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce.
Ok? Giusto? Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ok. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Per raggiungere uno di quei regni, ti serve un seme. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimm dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che... Buona fortuna! Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo.